La fiera enologica più importante d'Italia. E nei giorni scorsi il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato all'avvenimento un inserto molto bello e molto documentato su tutti i vini della Campania. E la prima firma di questo inserto è quella di un giornalista che non pratica soltanto il settore del vino, ma in questo campo è espertissimo, è un giornalista che spazia, diciamo, su tutta la cronaca della Campania. Questo collega è Gimmo Cuomo, che chi segue il Corriere del Mezzogiorno conosce a fondo e lo apprezza per le sue doti culturali, soprattutto. Ecco, Gimmo dovrebbe essere ai nostri microfoni. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci Eccoci qua. vede e ci ascolta in questo caso. Allora, Pronto? Sì. la Campania, come si presenta a Vinitaly? Beh, si presenta un po' come sempre, supplendo grazie all'improvvisazione e alle capacità, ai guizzi individuali, a quelle che sono le croniche carenze del pubblico. Cioè, si presenta in questo padiglione, un po' tutti insieme, è stata ricomposta la frattura che per 2 o 3 anni ha visto gli Irpini giocare in proprio, ormai è il secondo anno che si è ricomposta questa frattura, però è altrettanto vero che tutta la programmazione, gli eventi, eccetera, sono stati messi a punto in queste ore praticamente, se ne è data comunicazione prima. E l'esperienza insegna che al Vinitaly quanto prima ci si anticipa, quanto prima si annunciano eventi, iniziative e quant'altro, tanto più ci si avvantaggia. Quindi è chiaro, la campagna di sempre, la solita campagna. Sono più di 20 anni, insomma, che seguo queste trasferte in terra veronese ed è sempre più o meno la stessa storia. Ho capito. Senti, è la provincia di Avellino specificamente. Qual è la sua vetrina? Qual è la sua offerta? Allora, la provincia di Avellino, come ho detto, pur avendo ricomposto la frattura con il resto della regione, ha comunque personalizzato la sua presenza. C'è infatti all'interno del padiglione della Campania lo stand, gli stand, anzi per meglio dire, dell'Irpinia si segnalano per un allestimento diverso, sicuramente anche più attraente. Per quanto riguarda invece l'offerta sostanziale, quindi non soltanto la vetrina formale, è la Irpinia, sicuramente la provincia campana in maggior spolvero, cioè che ha i numeri per poter competere a livello nazionale e anche internazionale. Cioè Fiano di Avellino, Grego di Tufo e Taurasi sono 3 grif importanti su cui può fare affidamento l'Irpinia enologica. Bene, senti un'altra cosa. Nel vostro inserto dedicate spazio al Taurasi e dite che il Taurasi festeggia i 25 anni per l'attribuzione del DOC G. Ecco, questo nostro vino ha veramente questa grande capacità di imporsi anche all'estero. Beh, io sinceramente prima ho citato il Taurasi tra i 3 assi dell'Irpinia. Onestamente però dico che il Fiano soprattutto, ma anche il Grego di Tufo, quindi i 2 bianchi al DOCG, secondo me hanno
maggiori possibilità, perché rappresentano qualità e originalità al massimo livello. Il Taurasi è un ottimo rosso da invecchiamento, sicuramente un vino che, se prodotto in maniera corretta nelle annate favorevoli, può avere anche una vita di 20, 25 anni, 30 anni, quindi come la vita degli altri grandi vini rossi italiani. Tuttavia, secondo me, da un punto di vista di immagine, sta un passettino indietro rispetto a Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone, i grandi rossi di altre regioni italiane. Detto questo, è un ottimo vino, però ha qualche problema in più ad affrontare il mercato. Beh, grazie moltissimo. Ecco, grazie, i nostri ascoltatori hanno veramente una panoramica di questa grande manifestazione che comincia il 15 a Verona e fino andrà avanti, mi pare, fino al 18.